sul campionato dopo la sesta giornata di Serie A. Sapete come funziona? Questa è la rubrica principe di questo canale. Parleremo un po' di tutte le squadre e ci soffermeremo un po' di più sulle sette sorelle, sulle grandi big. Siete pronti? Facciamo subito, questo è l'appuntamento del lunedì mattina, brioche, cappuccino e punto sul campionato. Questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo. Iscrizione, siete sempre di più, io vi ringrazio, vi iscrivete a decine, io vi ringrazio a tutti, però vi ricordo che c'è un nuovo canale, Diego CTN Podcast, lo trovate in descrizione, parlo di tutto, matrimonio, di come si fa a vivere da soli, di come si fa a far carriera, di tante cose, di come ho smesso di fumare, di tantissime cose, quindi venitemi a trovare. E anche su un altro canale che è Calcio, una grande passione, oggi ricomincia, cose, storie di calcio che ci piacciono. Andiamo a vedere quello che è successo in campionato fino adesso. Cagliari 2 punti, lo saltiamo, gioca stasera. Monza 3 punti, 0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 4 gol fatti, 8 subiti. Nesta, secondo me, non sta prendendo proprio la squadra in mano. Sono già 6 partite per una squadra come il Monza. Ho visto che ad D'Ambrosio, Maldini, Pessina, tanti di quei giocatori non sta andando bene. E dopo, se ci pensi, ha fatto un bel pareggio con l'Inter, ma anche l'Inter, ma dopo ne parliamo. Quindi Monza 3 punti. Nesta, secondo me, sta un po' faticando a dare il suo gioco a questa squadra. Venezia 4 punti. Il Venezia, tutto sommato, a Roma la sua partita l'ha fatta. È un Venezia che si è un po' svegliato, all'inizio del campionato non andava bene. È un Venezia che adesso gioca la palla, la fa girare. Ha fatto 4 gol, ne ha subiti 10 l'anno scorso in Serie B. È una squadra che è questa, il Venezia è questa, non mi aspetto molto di più, molto di meno, però la vedo come una squadra viva, non è una squadra che ha già il biglietto per Serie B, no, quello no, assolutamente, c'è ancora tanto campionato davanti e il Venezia questo campionato se lo vuole giocare. Lecce 5 punti, una vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte. Beh, la sconfitta di Milano bruttina, in 5 minuti prendi 3 gol. Tutto sommato aveva fatto una onesta partita nel primo tempo, un'onesta partita nel secondo tempo, però quando già hai 3 gol sul groppone. Attenzione, ha segnato poco il Lecce, ha subito tanto, 3 gol fatti e 11 subiti. Sono tanti, la differenza è tanta rispetto all'anno scorso, ha 6 punti in meno. Tutto sommato è un Lecce che secondo me può fare ancora, può dare ancora una squadra di categoria, però i numeri cominciano a essere bruttini, quindi si deve svegliare. Genoa 5 punti, anche qui una vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte, 2 pareggi, 1 con la Roma, 1 con l'Inter, 4 gol fatti e 10 subiti, meno 2 rispetto all'anno scorso. Gilardino incomincia a sentire le botte del calciomercato, sono andati via giocatori importanti e non so se sono stati sostituiti con giocatori altrettanto importanti. Un momento un po' critico, ha perso pure il derby, un momento un po' critico per il Genoa. E secondo me anche qui una squadra di categoria che può fare bene in questo campionato, però attenzione, i numeri non sono dei migliori in questo momento. Parma, lo saltiamo, gioca stasera. Verona 6 punti, il Verona ha fatto 2 vittorie, 10 gol fatti, 11 subiti, meno 1 rispetto all'anno scorso. Tutto sommato una squadra assolutamente viva, una squadra che le partite se le gioca. Certo, ci sono quei 3 punti col Napoli che ha preso alla prima giornata che adesso non so se sarebbe lo stesso risultato. Però tutto sommato un Verona che sta facendo il suo, un onesto inizio di campionato di queste 6 giornate. Bologna 7 punti, ecco, il Bologna, il pareggio con l'Atalanta è un po' amaro perché vincevi, però ti dice anche qual è la dimensione. C'era il rischio che andando via Calafiori, Zirkzee, ovviamente Thiago Motta, ci poteva essere, diciamo, un crollo del Bologna, che invece tutto sommato non c'è stato. Ha avuto solo una sconfitta, 4 pareggi, una vittoria, 7 gol fatti e 9 subiti, ha gli stessi punti dell'anno scorso, questo doveva fare e questo ha fatto. Atalanta 7 punti, 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 11 gol fatti e 12 subiti, meno 5 rispetto all'anno scorso. Attenzione, l'Atalanta ha tanti giocatori nuovi e non so quanto se l'aspettasse Gasperini questa nuova infornata di giocatori nuovi. È come dire, sì, vabbè, ci sono riuscito gli altri anni, però sai, l'anno scorso ho vinto l'Europa League, poteva esserci un rinforzamento, invece sembra che si sia indebolita l'Atalanta rispetto all'anno scorso. Vediamo e vedremo, ma qua i risultati latitano, non ci sono risultati, 7 punti sono veramente pochi, perché già hai 4 punti dalle milanesi, 5 punti dalla Juventus, 6 punti dal Napoli, dopo 6 partite sono abbastanza tosti come, diciamo, punti di ritardo.
Como 8 punti mi ricorda il Monza, è come se il Como avesse preso il posto del Monza. Como 8 punti, 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 9 gol fatti, 11 subiti, e l'anno scorso era in Serie B. Il Como è ambizioso, il Como è una squadra, una società ricca, è un posto ricco, è tutta una serie di cose per cui io... A me non piace tanto il Como, se vado a guardare gli 11 là davanti va bene Cutrone, ma una mia sensazione, perché dopo i punti questi li portano, e come se li portano, 8 punti in 6 partite sono veramente tanti, quindi tanto di cappello a quello che è il campionato finora del Como. Roma, 9 punti, incominciamo a parlare delle grandi sorelle, 2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 7 gol fatti, 4 subiti, più 4 rispetto all'anno scorso, già sono 6 punti portati da Juric. È una Roma che si è svegliata, è una Roma che è legata, secondo me, meno in questo momento alla proprietà. C'è Juric, c'è la squadra, questo è, scendiamo in campo e vediamo quello che succede. Non è che ieri ci hanno fatto chissà divertire quale partita, però i punti sono quelli che contano, perché i punti ti danno disinvoltura, ti danno sicurezza e incominciano a esserci. Dopotutto la Roma è a 2 punti dall'Inter, a 2 punti dal Milan, a 3 dalla Juve e a 4 dal Napoli. Un po' distantina, ma non più di tanto, ha tutto davanti, tutto l'orizzonte ancora a disposizione del sogno. Il sogno è là, come per la Roma, così per tutti, perché è un campionato molto, molto affollato là davanti. Udinese 10, incomincia a scendere l'Udinese, è come se scende, 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 10 gol subiti, però nonostante tutto ha 7 punti in più rispetto all'anno scorso. Questo significa che l'Udinese si è messa dentro tanti punti. Io vi ricordo che alla fine delle stagioni, con 35, 36, 37 punti, quella è la zona salvezza, e già l'Udinese ne ha 10. Non sono pochi, non sono pochi, però chiaramente... In questo momento il trend è molto negativo, bisogna vedere le prossime partite. Lazio 10 punti, zitta zitta, quatta quatta, questa Lazio i suoi punti li fa. La Lazio ha fatto 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 12 gol fatti, 10 subiti, a più 3 punti rispetto all'anno scorso. Cioè la Lazio di Baroni, che tutti ne parlavano male, non c'è più Felipe Anderson, non c'è più Luis Alberto, non c'è più Immobile, non parliamo di Milinkovic-Savic, Baroni viene dal Verona, tutto quello che volete, però fino adesso ha più punti rispetto a Sarri. Secondo me è una Lazio molto più fresca d'animo. I giocatori ce li ha, non è che ha, però i giocatori là davanti, Castellanos, guardate che ne ha diversi là davanti, c'è sempre Zaccagni, c'è Nolazzari, Ghila, Romagnoli, e la Lazio è una squadra di categoria medio-alta, secondo me, è quello che sta facendo fino adesso, quindi Lazio 10 punti, non c'è da lamentarsi in questa sponda Roma, neanche nell'altra sponda Roma, però Empoli 10 punti in battuta, ma quello che mi dà più... Diciamo, il numero che è, oltre a questo, che è un numero importante per l'Empoli, dopo 6 partite si è imbattuta, solo 2 gol subiti, ha subito solo 2 gol in 6 partite, e tanto di complimenti al lavoro che sta facendo da Versa. Empoli 10 punti, 2 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, 5 gol fatti, 2 subiti, più 7 rispetto all'anno scorso. È un inizio di campionato che neanche loro se l'aspettavano, cioè da leccarsi i baffoni, ragazzi. 0 sconfitte, solo 2 gol subiti, vuol dire che la squadra gira e gira bene, hanno vinto pure a Roma, vi ricordate, ma gira molto molto bene, e non solo, sta prendendo quei pareggi intelligenti laddove non forzare troppo la partita, vedremo nel continuo. Torino 11 punti, 3 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, 1 sconfitta ieri, 10 gol fatti, 8 subiti, più 3 rispetto all'anno scorso, diciamoci la verità. Il Torino poteva essere il momento del grande sogno, sai, ma la lotto, penso all'Leicester, vado in Champions, tutto quello che volete. La Lazio ha fermato questo sogno, ha detto un po', aspetta, scendi un attimo fra di noi, perché magari quelle altezze sono troppo alte. È un Torino buono con Baroni che si è fatto espellere, va. Attenzione a queste cose, perché Torino è ancora una squadra, secondo me, a livello di gioco giovane, deve ancora percepire, assorbire tutto quello che è il credo dell'allenatore, quindi quando l'allenatore non è più il bordocampo ne può risentire, però tutto sommato inizio di campionato ottimo, sempre che il Torino ha una grande tradizione, tanti tifosi dietro, una volta che è là davanti ci prende gusto, e questa è una battuta d'arresto bella, bella tosta in casa oltretutto. Inter 11 punti, 3
vittorie, due pareggi, una sconfitta. Sconfitta nel derby, ancora si sente, ha fatto male, malissimo. I due pareggi con Genoa e Monza che stanno andando maluccio. Insomma, i segnali, le indicazioni per l'Inter non sono così buoni. 13 gol fatti, 7 subiti, 4 punti in meno rispetto all'anno scorso. È un Inter che in teoria doveva approfittare di questo inizio di campionato perché non aveva cambiato allenatore, non ha cambiato giocatori, doveva andare lì e dire già giochiamo a memoria. Vuol dire che deve cambiare, altro che giocare a memoria. L'Inter deve cambiare gioco e ci stava tentando Inzaghi, l'aveva capito, ma soprattutto deve cambiare anche qualcosa nello spogliatoio, cioè quelli che sono i senatori devono sentirsi meno senatori, quelli che si sentono titolari devono incominciare a sentirsi meno titolari. Io non voglio fare i nomi, ma abbiamo, e questo mi metto la maglietta dell'Inter, abbiamo troppi giocatori sopra i 30, ma abbondantemente, e questo non va. Questo non va, anche a costo di rischiare qualche sconfitta qua e là, però io dei pensieri di Bastoni centrale, dei pensieri di Frattesi Barella insieme, dei pensieri così vanno, incominciano a essere fatti pesantemente, perché non convince anche la vittoria a Udine. Bene che è ritornato i gol di Lautaro, sono ritornati, perché l'anno scorso se l'Inter vince lo scudetto è perché Lautaro segna tutti quei gol, segnava sempre e comunque, e lui smette di segnare quando ormai l'Inter aveva già praticamente vinto lo scudetto, cioè non c'eravamo più bisogno dei suoi gol e lui smette. Se ritorna a segnare Lautaro con quella frequenza è ovvio che l'Inter si rimette un po', però essere già, insomma, è al terzo posto. E lì, nel mucchio selvaggio, c'è questo mucchione selvaggio, vediamo come va a finire. Milan, 11 punti, 3-2-1, 3 partite vinte, 2 pareggiate, 1 sconfitta, 14 gol fatti, 7 subiti, meno 4 rispetto all'anno scorso, uguale all'Inter, ha solo un gol in più. Per il resto tutti i numeri sono uguali a quelli dell'Inter. Qual è la differenza? Che ha vinto il derby. Ha vinto il derby e il trend è positivo, perché non solo ha vinto il derby, ma ha vinto anche con l'Udinese. Era un Milan zoppicante, vi ricordate? Cioè, vi ricordate praticamente è successo ieri, l'esonero Fonseca, stanno vedendo il nuovo allenatore, chiunque è il nuovo allenatore, vediamo che dice Ibra, vediamo che c'è, cioè, tutta quella canea che c'era è finita. È finita perché dopo contano i punti. Alla fine l'ho sempre detto, voi sapete che io l'ho sempre detto, nel giudizio delle squadre di calcio, ma dello sport in generale, contano i risultati. E i risultati stanno incominciando a venire per il Milan. E quindi a 11 punti, a un punto dalla Juventus, a 2 punti dal Napoli, a parità dell'Inter, che dire, è seduta proprio in questo gruppo selvaggio. Un gruppo selvaggio, dopo qualcuno a un certo punto deve andare via, penso. Certo, se ci fanno vedere un campionato così, che sono sempre tutti insieme, è bello, entusiasmante, tutto quello che volete, però fino adesso ci dice che il Milan è potenzialmente la stessa forza di Napoli, Juventus, Inter, è là praticamente, con 4 punti in meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era partito benissimo. Dopo sono stati la serie di infortuni, vi ricordate? Ma questo è un Milan nuovo e si è visto nel derby. Il derby che l'Inter vinceva sempre, lo vinceva col Milan di Pioli. Questo è il Milan di Fonseca. Andrà bene, andrà meglio, non lo so, o peggio, non lo so, ma sarà diverso. È chiaro, è giusto anche che sia così. Milan comunque partenza, a questo punto recuperata, quindi buona. Juventus, 12 punti, imbattuta, ma soprattutto, e questo è il numero che più dà l'occhio in tutto il campionato, 0 gol presi. Signori, dopo 6 partite la Juventus 0 gol presi è un numero notevole, 9 gol fatti, rispetto all'anno scorso ha un punto in meno. Quindi in teoria sta andando peggio rispetto alla Juve di Allegri, però lo sappiamo tutti che fin dei conti non è così. Perché stare con 0 gol subiti ti dà quella sicurezza, ti dà quella fiducia, ti dà quella robustezza, che entri in campo e guardi gli avversari e dici vabbè io sono a posto là dietro, dopo vediamo cosa possono fare i nostri. E si è svegliato Vlahovic e questo era importante. La Juve ancora tanto da mettere a posto, non è che convince al mille per mille, però Thiago Motta sta dimostrando molta intelligenza e molta conoscenza del calcio italiano. È ovvio, lui è cresciuto anche, ha fatto tante partite nel calcio italiano, ha allenato solo credo nel calcio italiano, non è che ha allenato in altri posti, e lo ha dentro, prima la difesa,
prima la difesa, prima metto a posto là dietro tutto quello che c'è da mettere a posto, tutti i meccanismi, tutti quelli che sono difensivi io li metto a posto, adesso incominciamo a pensare là davanti, di mettere i giocatori, ne ha pure tanti, e la Juve una bella partenza, una partenza piena, non importa che non è prima, è una partenza piena, bella, sostanziosa, e questo numero zero là davanti con zero gol subiti ha il suo valore, ne ha di valore. Napoli 13 punti, 4 partite vinte, un pareggio, una sconfitta, la sconfitta al primo turno, vi ricordate il 3-0 a Verona? 11 gol fatti e 4 subiti, pochissimi, ultimamente ha segnato anche qui, ma ha subito pochissimi, segno che Conte che conosce il calcio italiano, ha messo a posto là dietro e là davanti è forte, e il Napoli là davanti è sì, è forte, Lukaku, McTominay, Kvaratskhelia, ce li ha i giocatori, gente che gioca bene la palla, Politano, è un Napoli che sta andando dietro a Conte, ma è tutto un Napoli che sta andando dietro a Conte, tutti gli elementi della società sembrano andare dietro a Conte, gli elementi della società sono il tifo, i tifosi, lo stadio pieno, si sono divertiti, anche in Coppa Italia c'era tanta gente, la società sta ascoltando Conte, l'ha accontentato assolutamente, i giocatori, lo spogliatoio si vede, tutta l'area tecnica, e questo è importante perché c'è un progetto, e il progetto è Antonio Conte che lo guida, ha la sua esperienza, ha già vinto i campionati un po' ovunque, in Inghilterra, in Italia l'ha vinto con l'Inter, l'ha vinto con la Juventus, ha la sua esperienza, è un Napoli che è messo lì, è primo non per caso, ragazzi, il Napoli senza quella sconfitta, la sconfitta del primo turno era un po' la coda velenosa dello scorso campionato, è lì che è finito tutto, lo scorso campionato è finito il giorno dopo di Verona a Napoli, secondo me Conte se l'è chiuso un po', gli ha fatto il discorsetto e ha detto dimenticatevelo quel periodo lì, adesso c'è quello nuovo, e quello nuovo ha detto 4 vittorie e un pareggio, dopo c'è, vi ricordate col Parma, l'ultimo, tutto quello che volete, ma adesso le vittorie sono più convincenti perché stanno ritrovando il gioco, stanno trovando il gioco. Rispetto all'anno scorso c'è un allenatore su cui credere, che l'anno scorso Garcia, non è che erano in molti a crederci su Garcia, c'era sempre lì l'attesa che potesse andare male qualcosa, qua invece no, con Conte è già una mezza sorpresa se il Napoli ti pareggia, per lui Conte è così, Antonio Conte è il vero turbo che è stato messo all'interno di questa squadra e ne aveva bisogno. Dopo lui a macchia d'olio è riuscito, diciamo, a risvegliare tutti, ho visto giocare bene un po' tutti, è un Napoli solito, ma è un campionato particolare, signori, è un campionato particolare che sta dando soddisfazione un po' a tutte le squadre, paradossalmente sta dando meno soddisfazione alla squadra che era favorita, l'Inter, ma tutte le altre squadre, la Juve può sorridere, il Napoli può sorridere, il Milan può cominciare a sorridere, tutto sommato anche la Roma, ma si è cominciato a fare i punti, la Lazio si trova là sopra, cioè quelle grandi squadre queste, l'Atalanta e l'Inter, i colori nerazzurri per adesso non sono molto di moda, e sono quelli che hanno vinto l'anno scorso, una l'Europa League e l'altra il campionato. Se si sveglieranno non lo sappiamo, vedremo, questo è appunto sul campionato, noi parliamo di quello che è successo, non di quello che succederà assolutamente, quindi solo di quello che è successo che è un campionato divertente, è un campionato che non sa la direzione, nessuno effettivamente può mettersi seduto e dire questa è la direzione di questo campionato, un campionato mi sta assolutamente piacendo e ci saranno altri scontri diretti, Milan ha battuto l'Inter, Juventus e Napoli non dimenticate che hanno pareggiato, lo stesso Juventus e Roma hanno pareggiato, sembra un campionato equilibrato. E a livello di giocatori, cioè abbiamo anche giocatori nuovi, abbiamo McTominay, abbiamo Morata, questo è il nuovo relativo Morata, vabbè per tanti versi lo sapete, ci sono i giocatori nuovi, quelli della Juventus, ne ha diversi, anche nuovi o quantomeno erano del campionato però hanno cambiato maglia, l'Inter non ha giocatori nuovi, veri, Zielinski, solo Zielinski praticamente è quello, e Taremi, sono loro due, ma la Roma ne ha tanti. Dobic, è giusto, un campionato a me ricorda, allora se devo essere sincero con voi, mi ricorda i campionati anni 80, partivano un po' così i campionati anni 80, fino a,
Fino a novembre erano tutti lì incollati, dopo c'era sempre qualche squadra che se ne andava, però erano questi campionati, che sono campionati belli. Questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrizione, 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 mi raccomando, vi invito a iscrivervi. Andate a guardare gli altri miei canali, uno è Calcio una grande passione, dove parlo della passione del calcio, le storie di calcio, vi divertirà, vi piacerà. E soprattutto Diego CTN Podcast, dove parlo di cose, di vita, situazioni di vita. È sempre bello sentire il parere degli altri, crescerà, vi inviterò, perché inviterò a molti di voi a parlare probabilmente, quindi è un invito bello, grande e grosso a venire. Andate in descrizione, cliccate Diego CTN Podcast, iscrivetevi e dopo verrete, diciamo, avvertiti quando ci sono nuovi video. Detto questo, punto sul campionato è finito, spero che vi sia piaciuto, broche, cappuccino e punto sul campionato. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.